aperto il fuoco. Guarda, succedono delle cose che io pensavo di vivere, stavo vivendo un film. Mi sono trovato cosparso di sangue che non era il mio. Questo ragazzo a terra, l'ho girato a questo, mi ha guardato tutto così, mi ha detto mi hanno sparato. Ho detto come hanno sparato? Chi? E poi non me ne sono accorto che dietro a me stavano i pirati, perché io ero praticamente. Praticamente la mia attenzione si era focalizzata là. Allora ho iniziato a fare. Sono andato in cucina a pigliare delle bende, delle cose. Poi ho visto che non trovavo niente. Allora con i caricabatterie gli ho cercato di fermare il sangue, con i fili, con tutto quello che trovo, fili del telefono, cercavo di fermare l'emorragia. Provo ad entrare dentro una porta, solo che già si erano chiusi dentro altri marinai e loro pensavano che io fossi un pirata e non mi aprivano, capito? Allora mi sono preso sto ragazzo, me lo sono tenuto stretto stretto così, ho detto non ti preoccupare, ho detto non ti preoccupare, ti ha preso sulle gambe, non fai, state tranquilli. E comunque niente, hanno massacrato di botte al marinaio che stava di guardia perché l'hanno preso in ostaggio. Pistole puntate alla faccia della gente, roba. Sono riuscito a dare l'allarme. Tu non puoi capire, master. Io ho fatto mettere in moto perché io ero l'unico con la radio, ma la radio l'unico che mi sentiva era la macchina. Quindi dalla macchina ho detto fai suonare l'allarme, i pirati, le cose qua. Partito il SAS, ho fatto mettere in moto le macchine. Cioè, io che sono entrato in cucina. Quelli mi passano dietro la schiena, si vede che o sono stato graziato, non mi hanno fatto niente, oppure non lo so, hanno ritenuto che io, hanno visto che io stavo salvando a questo qua probabilmente, non mi hanno fatto niente, niente. Io stavo con la testa dentro il pozzetto, piglia una busta di roba congelata per la mettere sulle ferite, no? Questi mi sono passati dietro, niente. Io poi infatti quando sono uscito, visto che se ne stavano andando sui piani sopra, e io comunque ho continuato a dare soccorso, capito? Abbiamo sbarcato, abbiamo fatto, cioè, alle gambe, abbiamo sparato alle gambe, hanno distrutto, non lo so, qua siamo, io sto bene, io sto bene. L'unico fatto è che mi sento come se ho corso una maratona di 100 km e non mi sono mai fermato. Mo' mi sento tutto rotto, anche se a me non mi hanno toccato, a me niente, non mi hanno fatto niente, cioè, non.